dice che Cristo è Gesù, perché il Signore ci ha detto la sua parola in Apocalisse 3:20: ecco, io sto alla porta e busso. Il Signore è un cavaliere, e come lui è un cavaliere, sempre la tenta l'uomo. Sai perché? Perché lui è misericordioso e clemente e pietoso, lento per la ira, dice la sua parola, lento per la ira, ma grande misericordia. Magari tu sei un figliolo di Dio, una figliola di Dio che si è perso. Magari stai trovando la perla di grande valor. Sai qual è la perla di grande valor? Si chiama Cristo Gesù. Magari vai a una chiesa, magari soltanto sente il prete che predica, però non sai che cosa ti sta predicando. Ti hai posto a pensare in questo. Ma Dio ci ha lasciato la sua parola 200 anni fa. Il Signore ci ha lasciato la sua parola 2000 anni fa. E il Signore dice la sua parola che si conoscerete la verità. La verità ti farà libera. Se noi non conosciamo la scrittura di Dio, il verbo fatto carne, dice la sua parola in Giovanni 1, non possiamo entrare in questa porta ni abusar la puerta, perché non stiamo camminando la via del Signore. Se il Signore non dice, ecco io sto alla porta, ecco io sto alla porta e buso, il Signore ti sta dicendo, la porta di salvezza per te e la tua famiglia si chiama Cristo Gesù. Il Signore ti sta dando tempo di un vero pentimento, di un vero ravvedimento. Magari tu aspettavi la parola di Dio. E che buono è sentir con quando alcuna persona ha fame e sede di Dio. Dio risponde. Dio risponde a qualsiasi domanda che tu le vuoi chiedere. Perché il Signore vuole cuore appassionevole. Dio vuole persone che lo amen. Dio vuole persone che lo servono e che lo seguono. Magari tu stai camminando la via tenebrosa e il Signore ti sta chiamando, ti sta facendo l'invito e ti dice, io sto alla porta di salvezza per te e la tua famiglia. E quando tu realmente busca la porta di salvezza para entrar a la puerta de Cristo Jesús, el Señor te ascolta. Porque el Señor siempre está presto a ascoltar ai figlioli. El Señor siempre está presto a sentir el tu dolor, la tua sofferenza, le tue afflizioni, i tuoi problemi. Magari tu te vuoi votare, te vuoi ammazzare. Magari tu dici, non ce la faccio più, tutto mi starà andando male. Mio figlio, la moglie non c'è in casa, è andato via. La fidanzata mi ha mollato. E sapete perché succede tutte queste cose, queste cause nella famiglia? Quando Cristo non sta governando la tua famiglia, la tua casa. Questo succede quando non sta Cristo governando la nostra famiglia, è un caos. E tante volte si rivolgono a chi amarlo, o un cane o un gatto, perché pensano che lì sta l'amore di Dio. È sbagliato completamente. Chi ti ha detto che un animale ti può aiutare o lo puoi amare più di Dio? Quello si chiama idolatria. Dio ha creato l'umanità e ha creato l'animale, sì, però ogni animale c'è la sua funzione, come ogni persona c'è la sua funzione. Io non detesto l'animale, io le amo, ma le lascio vivere tranquillamente. Ma non es que me voy a volver idolatra de un cane, de un gato. Basta de idolatría. Dios no vale esto. En el solo capítulo 20 dice la palabra de Dios. Guay a quelle que son idolatras, que no debemos farsi dioci. No debemos farsi dei, nessun dei. Ni en la tierra, ni sotto el cielo, ni sopra del cielo. Porque el único que va amado, enalzado y glorificado se llama Cristo Jesús. Soltanto Cristo Gesù. Perché l'unico che ha morto la croce del Calvario, chi è? Un gatto? Io ti faccio una domanda, rispondimi. Un gatto? No. Il cane? No. L'uomo? No. La Santa Madonnina? No. Santo Toribio, Santo Tommaso? No. È l'unico.
único que ha muerto en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Porque Él derramó su sangre por ti y por mí. Y tanta muerte el Señor predica de esto y a siniestro la su palabra. Mas no ya habíamos que usar el cuore. Y sabes cuando lo cerqueamos. Cuando tantas muertes se hemos postrado en un leto. Y la muerte te viene al oso. En cuál instante te recuerdas que existe un Dios. En quel istante ti ricordo che esiste un Dio, perché prima non lo cerchiamo. E sai perché non lo cerchiamo? Perché ci sono le ricchezze di promesso. E tante volte amiamo la ricchezza che il proprio Dio che ci ha dato la vita, che invio suo figlio unigenito. La parola di Dio dice che Dio ha inviato suo figlio unigenito. Chiunque creda non perisca. Chiunque creda, dice il Signore, non perisca. Ma abbia la vita eterna e la vita in abbondanza. E questo è lo che il Signore vuole di noi. Io sono sicura. Tante persone ho visto in la TV quando c'è un terremoto. In quell'istante le persone si buttano in terra e piangono. In quell'istante quando c'è un terremoto, in quell'istante si ricordano di Dio prima, no. Perché sono con la pancia piena. E sono le ricchezze che stanno affollate. Stanno accanto di te, allora ci dimentichiamo del Dio potente. E quando lo cerchiamo? Quando stiamo a punto di morire postrati in un letto. Lì cerchiamo a Dio. E tante volte è troppo tardi. Tante volte è troppo tardi. Ma tante volte qualcuno trova la salvezza, ma qualcuno non la trova. E perciò te sto dicendo con esperienza propria. Dobbiamo amare a Dio sopra ogni cosa di questo mondo. Sopra ogni cosa dobbiamo amare a Dio. Perché Dio è suo figliolo unigenito. Dio ha dato suo figliolo a morire per noi. E tante volte non lo cerchiamo. Abbiamo abbandonato a Dio. Perché stiamo cercando più la ricchezza di questo mondo. E quando viene un terremoto, viene la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Dove rimangono le tue ricchezze? Te puesto a pensare in questo. Dove rimangono le tue ricchezze quando c'è sta avvicinando la venuta del nostro Signore Gesù Cristo? Dove rimangono? Non lo sai. Chi va a godere le tue ricchezze? Ma quando abbiamo Cristo Gesù nel nostro cuore, allora sì, c'è diverso. Sai perché? Perché c'è salvezza, c'è gioia, c'è la pace, c'è la tranquillità della nostra famiglia. E i nostri figli, e la fidanzata, e la moglie, allora le cose saranno diverse, perché sta Cristo governando la nostra casa e la nostra famiglia. Así que cercate, cercate il volto di Dio, mientras lo si può trovare, invocatelo, mientras lui è vicino, perché se no troppo, per qualcuno è troppo tardi. Así que avvicinate. Avvicinati in questo istante, perché Dio vuole parlare al tuo cuore, alla tua vita. Ci sono delle testimonianze, ci sono delle sorelle che vanno a cantare attraverso del cuore, attraverso del coro, attraverso dell'alabanza, dell'orazione. Anche Dio parla al tuo cuore. Con voi il coro della Chiesa d'ora. Te lo benedico.
este mundo que te ama veramente. El suo nome è Cristo Gesù. No sono rico, ma io posseggo tutto. Non sono rico, ma io posseggo tutto. Oh il Signor, oh il Signor, oh il Signor, questo è l'unico tesoro. C'è chi possiede, però le manca tutto. Chi ci possiede, è l'unico tesoro per ogni essere umano che crede in Lui. Alleluia, che il Signore vi continua a benedire. Gloria a Dio. Sai che cosa diceva l'alabanza? Questa alabanza diceva: ma ci sono delle persone che posseggono tutto, come aveva detto prima. La ricchezza di questo mondo non ti possono salvare. Non ti può salvare Santa Madonnina, né Santo Toribio, né Santo Tommaso. È l'unico che ti può rivolgere e cercare il volto di Dio, si chiama Cristo Gesù. Allora le cose cambieranno. Allora sarà diverso. Il Signore, sai che cosa dice la sua parola il Signore Gesucristo? Dice che se tu conoscerete la verità ti farà libero. Allora noi dobbiamo arrivarci al Figlio. Non possiamo arrivare a Dio se prima non cerchiamo il volto di nostro Signore Gesucristo. Así che se tu vuoi conoscere Cristo Gesù, allora questo è il tempo di cercare il volto di Dio. Sperimentalo, se tu vuoi sperimentare realmente chi è Cristo Gesù, allora vieni a cercare la faccia di Dio. Vieni a cercare il volto di Dio e verrai che tutto ciò che ti ho predicato è la realtà. Sai perché è la realtà? Perché io sono viva grazie alla misericordia e alla grazia di Dio. E se sto in piedi predicandoti è grazie a mio Signore che mi tiene in piedi. Perciò che ti dico, se tu vuoi sperimentare, magari tu mi das quella pace che sta lì predicando. Sai che ti dico, questa pace stava a punto di morire in la clinica Mangiagalli. E pensavano che io stavo già a morire già, praticamente. Però mi sono afferrata della mano di Cristo Gesù. Ho cercato il volto di Dio col cuore e con l'anima. E sai qual è stato le mie parole? Hanno stato queste: Signor, io non voglio morire. Io voglio servirte e voglio seguirte. Te chiedo che mi perdones per averte molato, per averte abbandonato. Ma io te prometto servirte e seguirte, Signore. Ma redami la vita ancora. Eccoci qua. Perciò te dico, con esperienza propria, se tu vuoi sperimentare che realmente Dio esiste, allora provatelo. Venite e cercate il volto di Dio e verrai quanto è bello e quanto è piacevole star insieme, tutti insieme, cercando il volto di Dio. La vita sarà diversa. Así che io te lascio ancora anche con un'altra cara sorella di quello che Dio ha fatto nella vita. Va a raccontare la testimonianza di quello che Dio ha fatto. Mi piace quella gente che sta di là a sentire la parola di Dio. Mi piace, io so che il cuore di queste persone va a essere toccato dalla potenza di Dio. Gloria a Dio. Gloria. Cittadine della città di Milano, io sono qui perché voglio dare la mia testimonianza. Io sono nata, cresciuta in un ambiente cattolico. Quando studiavo avevo questa materia, religione, e così ha continuato la mia vita, perché nessuno nella mia famiglia, nessuno dei miei parenti, tutti erano cattolici. E allora sono cresciuta qui credendo in questa menzogna dell'enemico. Quando
tutti le, fino a 10 anni fa, pensate voi, tutti gli anni della mia vita ho creduto che la salvezza, che quando uno è l'essere umano, è solo di nascere, crescere e poi morire. E la nostra vita è vuota perché non abbiamo nessuna speranza. Io credevo che quando uno muore, quando uno lascia questa terra, pensavo io, come mi insegnavano le religioni, anche i sacerdoti e preti della Chiesa Cattolica, io credevo che come loro parlano che esiste un purgatorio. E quando sono convertita 10 anni fa, ho conosciuto la verità, la verità. Ho cominciato a leggere la parola di Dio, che è la Bibbia, che tutti cristiani, tutti che conoscono il Signore Gesù, lo leggiamo. E non ho trovato nessuna parola purgatorio, dove dice che quando un essere umano muore va al purgatorio. Questo è totalmente falso, cari amici cattolici. Solo esiste due cose nella Bibbia, nella parola di Dio. Il regno di Dio è l'inferno, il lago di fuoco con il solfo. Allora, quando ho scoperto questa verità, ho detto, ho ringraziato il mio Dio che mi ha fatto conoscere la verità, perché io sono cresciuta così, sono cresciuta nell'ignoranza, sono cresciuta nelle tenebre, sono cresciuta credendo alle menzogne dell'enemico, ma per la misericordia del mio Signore che ha creato il cielo e la terra e tutto quello che esiste, ho saputo che veramente Cristo mi ha amato fin prima che io mi formasse nel grembo della mia madre. E per questo voglio dirvi, cari amici, che voi ancora non conoscete la verità. La verità è solo il Signore Gesù Cristo, nessuno altro. Non c'è un'altra verità. Uscite di quei posti lì dove non predicano la parola della salvezza, la parola del ravvedimento, del pentimento, perché noi veniamo trascinando già dai nostri antenati il peccato. Non è perché siamo buoni, bravi, o perché abbiamo il dono di essere buoni. No, no, questo non è che ci porta al regno di Dio. Bisogna pentirsi, avere un ravvedimento, perché se no i nostri peccati solo il Signore lo perdona, nessuno altro, solo il Signore Gesù. Questa è la mia testimonianza, cari amici, che la verità è solo Gesù Cristo, non c'è nessuno altro, non c'è nessuno altro che possa salvarci della ira di Dio. La ira di Dio, la ira di Dio, sarà distrutta tutta questa terra, non rimarrà niente, niente. Quindi ancora avete tempo di ravvederti, di pentirti di tutto questo, tuoi peccati, perché solo il Signore Gesù c'è la salvezza. Che il Signore vi benedica. Amen. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Avete sentito quello che ha detto la cara sorella? Che lei prima non conosceva la verità. E chi è la verità? La verità si chiama Cristo Gesù. Il Signore dice la sua parola, che se conoscerete la verità ti farà libere. Madre, tu sei schiava ancora del peccato. ¿Y sabes qué cosa dice el Señor en la sua parola? Que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Así que este es el tiempo de cercar el volto de Dios. Este es el tiempo de cercar la salveza, y la salveza soltanto se trova en Cristo Jesús.
avvicinatevi a Lui e Lui si avvicinerà a voi. Ma tante volte non lo cerchiamo, Dio, e questo è il tempo che Dio ti sta dando. E questo è il tempo che Dio ti sta dando. Magari tu stai buttato per terra, magari stai nella droga, magari sei una persona alcolizzata, ma sai che ti dico che Dio vi ama. Dio vi ama qualsiasi situazione che tu ti trovi, qualsiasi situazione che tu ti trovi. Magari stai passando dei problemi gravi, sai che ti dico, cercate a Dio, pregate, invocatelo e verrai. Subito il Signore si farà trovare. Quando noi invochiamo il nome del nostro Signore Gesù Cristo, Lui si fa trovare. Ma tante volte non lo cerchiamo. E sai perché non lo cerchiamo? Perché stiamo in idolatria. E la idolatria è peccato davanti agli occhi di Dio. È peccato. Así che questo è il tempo di cercare il volto di Dio, di cercare la salvezza, perché se no sarà troppo tarde. Tu arriverás alla porta della salvezza a bussare. Signore, abrici come al tempo di Noè. Signore, abrici. Sarà troppo tarde, perché la porta della salvezza si chiuderà. E ya sarà troppo tarde. E questo è il tempo che dobbiamo cercare il volto di Dio. Questo è il tempo che Dio ti sta lasciando ancora con vita. Alzate e levantate e cerca Dio. Questo è il momento di cercare il volto di Dio, di pregare per questa nazione, perché ci sono tanti problemi in questa nazione. Politici che stanno facendo cose che sono sgradevoli davanti agli occhi di Dio. Politici che stanno robando la gente povera. Así che questo è il tempo di pregare per questa nazione. E dile, Signore, cambia la mentalità di questi politici. Cambia, Signore, questo mondo. E il Signore lo può fare. Ma se noi lo clamiamo. Il Signore dice in Geremias 33, in capitolo 33, versetto 3. Clama a me e io te risponderò. Clama a me e io te risponderò. E te farò conoscere cose grandi e occulte che tu mai hai visto. Se noi acclamiamo a Dio, se noi ci rivolgiamo a cercare la faccia di Dio, allora Lui si fa trovare. E questo è il momento. Magari tu stai cercando preghiera, magari stai passando dei problemi difficili, magari i tuoi figli stanno in problema in casa. Io ti dico, questo è il momento di cercare a Dio. Se tu vuoi che io preghi per tua vita, allora avvicinati. Noi siamo qui, pastori della Chiesa, a pregare per la tua famiglia, a pregare per la tua situazione. Magari i tuoi figli stanno nella droga, magari i tuoi figli sono caduti nella prostituzione, magari i tuoi figli hanno c'è lavoro, magari tu i documenti ancora non sono fatti bene. Allora io ti dico, per esperienza propria, rivolgete al Signor Cristo Gesù, perché l'unico vero amico, el único buen amigo que te ascolta se llama Cristo Jesús. Y este es el tiempo. Avicínate. Avicínate. Dios te está diciendo, avicinatemi a mí. Y yo me avicinaré a vos. Así que si tú voy preguera, si tú voy realmente que preguemos por la tua familia, por tus hijos, por la tua moglie, por la tua fidanzata, por el lavoro, por i documenti, por el permesso de soggiorno, por la cittadinanza, allora questo es el tiempo. Venite, inginocchiamoci, inchiniamoci a cercare el volto de Dios y verrai que Dios te responderá. Adesso io te lascio con un predicador de la parola de Dios. Un italiano, un compatriota tuo, che adesso lo sentirai bene predicar la parola di Dio. Con voi il pastore Buona Natale. Cari amici, Dio vi benedica. Forse voi sentite sempre altri saluti, ma noi vi benediciamo e benediciamo questa città di Milano, dove c'è una maledizione a motivo del peccato e del disordine, ma siamo qui per annunciare, non predicare una religione, non portare una religione, un'idea nuova, ma portarvi il messaggio vivente della parola di Dio. E siamo qui in questa piazza San Babilo di Milano, che rappresenta il cuore di Milano, per dire a tutti i cittadini di Milano
e danno a te adesso che ascolti, che arrivano queste parole alle tue orecchie. Ho sentito, ho visto una persona prima qui passare che si è chiuso le orecchie con le dita. In certi luoghi bisogna mettere le dita per non sentire, ma non la parola di Dio, perché i profeti quando parlavano diceva: così dice il Signore Milano, ravvedetevi prima che sia troppo tardi, Gesù è vicino, ravvediti e metti ordine alla tua vita disordinata, perché Dio ti ama tanto che ha dato il suo unigenito figliuolo a morire sulla croce, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. A tanti gli piace vedere un Gesù morto, fatto di legno, di gesso, di ferro, appeso sul muro pieno di polvere, ma Gesù non è quello! Quelli sono oggetti inanimati come quelli che l'hanno costruiti. Gesù è vivente, dove due o tre sono radunati nel suo nome. Lui è presente in questa piazza, e oggi hai la più grande possibilità della tua vita di ascoltare un messaggio di vita, un messaggio di speranza, un messaggio di amore, un messaggio di salvezza, un messaggio di liberazione. Perché noi non predichiamo messaggi morti o riti morti, ma noi predichiamo Gesù Cristo, potenza di Dio. Amen. E ti leggo brevemente solo due versi della parola di Dio, che sono una preghiera, non le preghiere che ci insegnano meccanica a ripetere meccanicamente come i pappagalli, ma preghiere vere che partono dal cuore. La preghiera è parlare con Dio. Anche qui, caro amico che mi ascolti, puoi rivolgerti a Dio piuttosto che rimanere come una pietra indifferente. Il Signore dice: mettetemi alla prova e vedrete se io non vi risponderò. Invocami nel giorno della distretta, io ti tiro fuori e tu mi glorificherai. Il nostro Dio è vivente, non è morto, non è di gesso, di legno, di ferro. Tu lo puoi sentire vivente, come si sente il vento che quando soffia muove gli alberi, spezza gli alberi, ha potere, e il potere di Dio può spazzare nella tua vita tutto il nero di peccato, tutta l'oppressione di Satana. Gesù ti dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, esauriti, e io vi do pace, riposo. E questa nazione di Milano ha bisogno della pace di Gesù Cristo, non della pace che promettono gli uomini, le religioni e i politici. È una pace falsa. Gesù non ti dice falsità, lui non è un traditore, lui vuole diventare il tuo amico personale che si prende cura della tua vita. Lui ti libera e ti guarisce, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre sarà. Che lo credi o non lo credi, lui rimane sempre lo stesso. Ma un giorno, se tu rifiuti Cristo, dovrai fare i conti col giudizio di Dio. Oggi lui ti offre la salvezza e il perdono, ma se rifiuti Cristo la tua vita rimane sotto la maledizione del peccato. Senti questa preghiera, che a volte alcuni dicono si debba pregare solo in certe cattedrali buie e morte. No, l'Evangelo Gesù l'ha letto nelle strade, nelle piazze, lungo le strade. E anche oggi noi siamo qui ubbidienti alla santa parola di Dio, per fare lo stesso che hanno fatto i discepoli di Gesù e Gesù stesso. E sentite la preghiera del re Davide, che dopo che peccò non è stato un ipocrita nascondendo il suo peccato, ma ha fatto questa semplice dichiarazione che ti leggo: abbi pietà di me, Salmo 51, abbi pietà di me, oh Dio, per la tua benignità, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami del tutto delle mie iniquità e purifica il mio cuore dal peccato. Oggi molte persone pensano
che i peccati li può rimettere un uomo, un capo religioso, non è vero? I tuoi peccati, se non li confessi a Cristo, non ci sarà remissione. Non sono quattro Ave Maria che ti possono cancellare le macchie del cuore, che ti possono cancellare quegli errori che fai nella vita. Gesù è l'unico mediatore fra l'uomo e Dio, e Gesù non ci ha insegnato di andare a mettere i peccati davanti a un uomo che lui è anche peccatore come noi, ma lui vuole che noi andiamo a lui e confessiamo i nostri peccati. Davide disse: abbi pietà di me, o Dio. Gesù non è col dito puntato per giudicarti oggi e con le braccia aperte, perché ti offre un messaggio di perdono. Se tu sei pentito veramente come il ladrone sulla croce, che mentre stava per morire pochi minuti prima insultava Gesù dicendo: se tu sei figlio di Dio scendi giù di croce, salva te stesso e salva anche noi. Ma subito dopo ha riflettuto e ha detto, con una semplice preghiera ma fatta con fede e con uno spirito di perdono: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non gli ha detto: tu sei indegno per una vita da ladro che hai fatto, ma Gesù gli disse: oggi stesso tu sarai con me nel paradiso. Davide è stato riabilitato, il ladrone è stato perdonato, il figliol prodigo è stato accolto e perdonato. E tu, caro amico, qual è la tua condizione? Indifferenza? Non fare finta che tanti, quando parlano con noi, dicono: ma io faccio le opere, io faccio questo, io faccio quest'altro, io, questo io va abbattuto, e l'orgoglio e la superbia, anziché dire io, vai da Dio perché lui abbia pietà e misericordia della tua vita. Egli è quello che ti perdona tutti i tuoi peccati, egli è quello che allontana i tuoi peccati come allontana il levante dal ponente e li spazza via e non se li ricorderà più. Ci sono persone piene di rancore, di odio, che basta che gli dici una parola, ti odiano per anni. Ma Gesù non è così, non ha un'agenda nera dove c'è l'odio e il rancore. Lui oggi offre la salvezza e il perdono. Se tu ti penti e vieni a Cristo Gesù, e lo puoi fare oggi, in questo momento, in questo orario, non ti vergognare lì dove sei, non prendere in giro la parola di Dio che viene e raggiunge le tue orecchie, caro amico. È un attimo, ma un attimo puoi trovare la soluzione ai tuoi problemi, sentirti libero da quel peso che ti schiaccia. Il peccato è pesante, è quello che ti fa, ti mette pensieri di suicidio, è quello che ti mette pensieri di odio, di rancore. Vieni a Cristo perché lui ti perdona da ogni peccato. Sii onesto davanti a Dio, non dire io faccio qui e io faccio qua. Quello che fai tu non serve a nulla, quello che ha fatto Cristo sulla croce ha detto tutto, è compiuto per la salvezza, per il perdono, per la liberazione, per la guarigione, perché la tua famiglia vive nella pace e nella benedizione. Non importa se alcuni ci ridono e ci prendono in giro, fate i conti con Dio. Fate i conti con Dio quando andate a letto. Queste parole Dio ve li risveglierà nel vostro cuore, altrimenti c'è uno spirito di morte nella tua vita. Caro amico, preparati ad incontrare il tuo Dio prima che sia troppo tardi. Non siamo qui a minacciare nessuno, ma siamo qui a dirti che oggi è il giorno della grazia, oggi è il giorno della salvezza. Se oggi udite la mia parola, dice il Signore, non indurate il vostro cuore. Milano, non essere duro, non rigettare questo messaggio. Siamo qui da tre mesi che stiamo predicando in questa piazza, grazie a Dio, grazie alle autorità,
grazie a quelle persone che sono venute qui e abbiamo potuto pregare per loro onestamente. Hanno detto: pregate per la mia vita, per la mia famiglia. Questa è onestà, non nascondere il peccato è come nascondere una vipera, un serpente dentro il petto. Liberati! Vai a Cristo, Lui toglie via questo serpente velenoso che ti porta alla morte, ti porta a fare il male. Gesù vuole che ti togli la maschera dell'ipocrisia, perché Lui vuole la sincerità, l'onestà del tuo cuore, quello di riconoscerti davanti a Dio, di riconoscerti un bisognoso, perché i ciechi, i lebbrosi, i zoppi dicevano: abbi pietà di me, oh Dio! Ci sia questo il grido del tuo cuore! Ti tieni i problemi piuttosto che l'orgoglio e la superbia ti portano all'inferno direttamente! Abbi pietà di me, oh Dio! Lavami! Lavami dei miei peccati! E qui non è una questione né di sapone né di detersivi, ma è una questione di andare a Dio con un cuore umile, con un cuore pentito, e oggi puoi trovare il vero amore che né le donne ti danno, né i tuoi amici ti danno. L'amore di Dio è più grande di quello di tua mamma, di tuo padre, dei tuoi amici che ti portano a male vie. Molti giovani al sabato sera dicono: andiamo a divertirci, e vanno nei night a ballare, vanno a drogarsi più che ballare per avere più attrazione sessuale. Ma io ti dico che molti giovani, anziché essere in questa piazza, sono già al cimitero, perché la paga del peccato è la morte. Sappilo pure, giovane, anziano, bambino, ragazzo, senza Dio sei morto, un morto che cammina senza vita. Non c'è gioia, non c'è salvezza, non c'è vita in te, non provi più gusto alle cose, neanche quelle che hai attorno, perché dentro di te sei spento, è spento l'amore, e senza Dio sei un uomo e una donna spenta. E noi ti invitiamo adesso, tu che hai ascoltato la parola di Dio, se vuoi, pochi minuti abbiamo ancora, perché noi questa azione evangelistica è stata promossa a cura della, Chiesa Evangelica Internazionale Aurora, e noi siamo felici di poter essere qui. Non siamo venuti qui a dirti e parlarti di nessuna religione, ma a parlarti di questo messaggio vivente. Gesù è qui e vuole farti del bene. C'è qualche coraggioso che vuol venire qui? Io sarò lì a pregare, una semplice preghiera. Non importa se la gente qui cammina, forse è più interessata alle vetrine che al messaggio vivente della parola di Dio. Ma io ti dico che la tua vita può essere cambiata. I legami. Tante volte hai tentato il suicidio. Sii onesto, tante volte hai detto: è meglio ammazzarmi, perché Satana ti fa sentire un fallito, pieno di delusione. Ma c'è speranza in Gesù, in Gesù c'è speranza. Lui può togliere quel spirito di suicidio e di morte. Sono legami che ti assalgono. Davide diceva sempre: anche se passo per la valle dell'ombra della morte, io non ho paura, perché tu sei con me, Signore. Vieni qui, caro amico, io ti invito, se hai coraggio, ti sfido nel senso buono. Siamo pronti qualche minuto a parlare con te e a fare una preghiera per te, per la tua vita, per la tua famiglia, per i disastri che il peccato ha combinato e Satana che ti ha convinto di cose negative. Vieni ai piedi di Gesù, sii onesto, togliti la maschera dell'ipocrisia, perché Gesù ti ama e vuole darti un abbraccio come un genitore che non vede suo figlio, sua figlia o un parente e gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia. Gesù vuole darti il bacio dell'amore, non l'amore sporco, ma l'amore di Dio è un amore pulito che ti riempie l'anima e ti fa sentire emozione che tu non hai mai provato in vita tua. Io ti invito, dovunque sei, vieni qui, Dio ti benedica.
Gloria a Dio. La parola di Dio è stata molto chiara. Así que si tú...